Apriamo questa prima dichiarazione. Davide, microfono. Davide Zoggia è il responsabile degli enti locali della segreteria del Partito Democratico e ci presenta un po' un andamento complessivo di quello che sono i risultati a questo momento, diciamo, che ci risultano, per dare anche una visione un po' più larga, non solo limitata a Milano e a Napoli. Davide. Buongiorno, ovviamente alcuni dati sono in attesa di essere consolidati, altri che vi darò invece sono praticamente già certificati. E innanzitutto, se i dati verranno confermati, la soddisfazione per quanto riguarda il risultato di Milano e il risultato di Napoli, che è un risultato che, da come si sta conformando, pare vada oltre alle più rosee aspettative. Ovviamente aspettiamo ancora un pochino, però insomma possiamo dire che quelle che erano il lavoro fatto in queste settimane, le previsioni eccetera, stanno per essere rispettate. Siamo avanti, e qui parlo anche di seggi veri, abbondantemente per quanto riguarda Cagliari, per quanto riguarda Trieste, per quanto riguarda Pordenone, per quanto riguarda Crotone. Abbiamo già vinto la provincia di Trieste, siamo avanti nella provincia di Mantova, abbiamo vinto Arcore, che ha anche un forte valore simbolico, Chioggia in provincia di Venezia, una città da 50.000 abitanti, Sinnai in Sardegna, siamo avanti ad Iglesias, abbiamo vinto Casoria, che è un comune che era governato dal centrodestra con oltre 100.000 abitanti, abbiamo vinto Melfi. E vi faccio questo quadro anche per dare, come dire, un segno omogeneo della vittoria del PD e del centrosinistra, che ha una, come dire, impatto geografico praticamente su tutto il territorio nazionale. E quindi insomma ovviamente grandissima soddisfazione, attendiamo ancora la certificazione per quanto riguarda alcuni dati più importanti, più significativi in modo particolare, e quindi insomma fra poco vi sarà un'ulteriore comunicazione da parte della Segreteria Nazionale in merito ai risultati che man mano stanno arrivando. In questo momento mi dicono che a 2/3 dello scrutinio siamo avanti con 54% a Rimini, siamo avanti a Cattolica, quindi in Emilia Romagna. Mi dicono che dovremo vincere addirittura a Domodossola. Mancano 7 seggi e siamo avanti di 493 voti. A Novara siamo al 54% a metà spoglio, quindi insomma i dati sono decisamente molto significativi e molto importanti per quanto riguarda il nostro partito, il Partito Democratico, e più in generale, diciamo, il centro-sinistra. Grazie. Grazie.